Oggi vi racconto la storia di Marino Failliere, il doge di Venezia maledetto. Da sempre, praticamente nella galleria dei dogi di Venezia, non manca nessuno e c'è un solo buco. C'è un buco con un drappo nero, praticamente. Invece del ritratto, del busto del doge, c'è un drappo nero. E sotto quel drappo nero c'è sempre stato scritto: qui avrebbe dovuto esserci. In latino, ovviamente, qui avrebbe dovuto esserci Marino Failliere, il doge che è stato giustiziato e decapitato per tradimento. Perché? Cosa era successo e chi era Marino Failliere? Innanzitutto, lui nasce nel 1285 da famiglia ovviamente nobile, sia il padre che la madre, ed entra subito dopo gli studi, entra subito nella macchina, diciamo, amministrativa del governo. Ha tantissimi incarichi, innumerevoli incarichi, diventa podestà o savio, che non può essere un po' il sindaco, di Treviso, di Serravalle, di Chioggia, delle isolette greche che aveva diciamo, il governo veneziano, ma non solo, è comandante d'arme di terra, comandante d'arme navale, è ambasciatore presso altri stati. Addirittura si ricorda di un'ambasceria un po' strana. Lui dovette andare ad Avignone, dove c'era il Papa in quel periodo, a chiedere il permesso di commerciare con Alessandria d'Egitto, che era in quel periodo era araba, quindi doveva chiedere il permesso al Papa. E il Papa gli disse: sì, potete commerciare, ma solo cibo e spezie, nient'altro. Non so. Non schiavi, non armi, non legno, non ferro, cioè non potete fare questo tipo di commercio con Alessandria d'Egitto. Quello disse: va bene, i veneziani cominciarono comunque a fare questi commerci. Dopo lui, per esempio, andò, c'era una lotta in quel periodo, c'era una lotta strettissima fra Venezia e Genova, si combattevano ovunque, per terra, per mare, e lui, una delle sue missioni, riuscì ad adescare lo zar della Bulgaria e cominciò proprio a. Si fece vendere un'isola che serviva per scopi militari, ma non solo, aprì questo canale di commercio con la Bulgaria. Faceva di tutto, davvero. Fu uno, diciamo, uno dei membri del Consiglio dei Dieci, uno dei membri del Consiglio. Ebbe tutti i ruoli che uno si può immaginare nella Venezia di quel tempo, fin quando, mentre ad Avignone, siamo nel 1300, l'11 settembre del 1354, lui ad Avignone viene eletto doge. Viene eletto doge e lui non sa niente che viene eletto doge. Ritorna, aveva finito la sua missione, un'altra missione, una delle sue innumerevoli missioni, e ritorna a Venezia. A Venezia, mentre ritorna, arrivato a Verona, viene fermato dai 12 ambasciatori che erano stati mandati ovviamente da Venezia. Questi ambasciatori dicono: sei il nuovo doge, onora il nuovo doge. Quindi lo prendono, lo vestono di bel punto e lo mandano, cioè lo accompagnano fino a Venezia. A Venezia lui deve fare il giuramento, e fa il giuramento nel pianerottolo della Scala, del Palazzo Ducale. Questo è molto importante. Arrivo in quel pianerottolo, gli dico: sei stato eletto doge. Lui fa il giuramento e giura di essere fedele alla Repubblica Veneziana, ovviamente. Succede che lui diventa doge. Lui era già stato sposato, ha una seconda moglie bellissima, e qua si entra. Allora, iniziamo con la storia e dopo entriamo nella storia barra leggenda, che molti dicono: no, non è leggenda, è la vera storia. Lui ha questa moglie bellissima, Alvica Gradinigo, che era la nipote di uno dei dogi, dei precedenti dogi, Don Pietro del Gran Edicolo, era la nipote. Lui sposa in seconde nozze appunto questa Alvica Gradenico. Lui è già un po' in là con gli anni, mentre lei è molto bella e molto giovane. Lui è già ha due figlie, è un matrimonio un po' così. Succede che molti, siamo adolescenti, giovani, davvero giovani della nobiltà giovane, cominciano a gironzolare attorno al palazzo del doge perché c'è questa donna bella, malmaritata. E lui incomincia ovviamente a essere geloso di questa situazione. Si parla, e qua siamo nella storia, si parla che furono scritte delle cose proprio nei muri, come graffiti, delle cose abbastanza offendevoli, o almeno offesero la casata appunto con queste scritte, che non furono neanche riprodotte perché erano molto molto volgari e riguardavano donna Alvica Gradenico, appunto la moglie. Questa è la storia, e lui si arrabbia, vuole che il consiglio intervenga e che punisca severamente questi adolescenti. La leggenda vuole che sì, è vera quella storia, però c'è una parte. Lui fa una festa, lui praticamente c'è una festa, invita un po' tutta la nobiltà veneziana, e qui c'è un certo Steno che dopo diventerà doge a sua volta, che incomincia a importunare le donne di quella casata, in particolare ovviamente la moglie. Viene cacciato in malo modo dal palazzo. Il doge dice: no, guarda, mandatelo via, mi sta annoiando, assolutamente, mandatelo via, mandatelo via. Lui, mentre sta per andare via, chiede un foglio di carta e scrive: Marin Falier,
della bella moliere, altri la gode, lui la mantiene. E questo detto fu, diciamo, come dire, incominciò a essere una specie di detto che venne detto da bocca a bocca e fu un'offesa grandissima. Praticamente il prestigio del doge veniva messo davvero a brutta prova. Allora lui chiese delle punizioni esemplari e invece il Consiglio dei Dieci, che era quello, il tribunale di quella repubblica, decise invece di andarci leggero, leggero, leggero una piccola multa, sia nella storia per gli adolescenti, sia nella leggenda per Steno. In tutti e due i casi andò veramente leggero. Questa lui se la legò al dito, se la legò al dito e incominciò, e ovviamente le situazioni erano diverse, cioè la situazione di Venezia c'era già stata una congiura, i patrizi e i nobili non erano così uniti, i popolani stavano diventando forti, c'è cioè, tutto questo alveare di situazioni per cui Marino Faliero era lì un po' già contrario, cioè lui c'erano già delle fazioni e lui era nella fazione contrario ai vecchi nobili, alla vecchia nobiltà, già cioè, c'era questa situazione. C'è un fatto vero, rientriamo nella storia. Siamo negli uffici della Marina che si trovano nel pian terreno del Palazzo Ducale quando c'è un certo Isarello che era un capopopolo, aveva delle barche, aveva delle navi, insomma era un uomo che al porto era molto conosciuto, viene scaffeggiato da un nobile. Viene scaffeggiato da, dovrebbe essere un dandolo, viene scaffeggiato da questo nobile. Lui cosa fa? Siccome il nobile aveva le sue guardie, esce dal palazzo ducale, chiama i suoi portuali, la gente che lavorava per lui, e praticamente arrivano una quarantina, cinquantina ad aspettare questo nobile che esca dal palazzo ducale, così lui può ucciderlo. Ovviamente il doge viene avvertito, si chiama questo Isarello e gli dice: senti qua, bello mio, questa situazione non te la permetto, se tu tocchi il nobile, dopo ti decapito assolutamente, gli fa la romanza. Eccetera, eccetera, tutti contenti. Insomma, la situazione un po' si è rappacificata. Invece, no. L'indomani il doge si richiama questo Isarello e gli dice: senti, io ho dovuto fare quella parte, però sono con voi. Io sono con voi, con i portuali, con i mercanti, con la borghesia, contro questi nobili che stanno affamando il popolo. Tutti i discorsi che potete fare. Fa, prepariamoci perché vorrei fare una congiura. Vorrei, diciamo, metterli a posto, questi, arrestarli a tutti. Allora questo Isarello gli dice: sì, va bene, lo possiamo fare, però dobbiamo essere gli stretti stretti a sapere che tu sei, diciamo, coinvolto. Fra questi stretti stretti c'era un certo calendario che era il suocero di Isarello, che era un architetto, un tagliapietre, si dice che lui abbia anche costruito parte del palazzo ducale, comunque questo è un altro discorso. Erano davvero una ristretta elite di questa congiura che sapeva della situazione del doge. Tutti gli altri che si stavano preparando per la congiura non sapevano del doge. Come doveva succedere? Cosa doveva succedere per questa congiura? Dovevano far suonare l'allarme. Tutti i nobili di un certo peso, di quelli che avevano l'età militare, la potenza, la situazione militare in mano, sarebbero dovuti accorrere al Palazzo Ducale e là dovevano scannarli completamente. Questa era la situazione. Così loro toglievano il peso militare ai nobili e dopo li avrebbero decimati a loro piacimento. Super giù era questa la situazione. Fin quando succede che un certo Vendrame, che fa parte della congiura, ma lui non sa del doge, perché è in pochissimo a sapere del doge. Un certo Vendrame va da un altro nobile, un certo Niccolò Lione, e dice: senti, c'è questa situazione, te la voglio confessare. Quello ovviamente apriti cielo, dice: andiamo dal doge, glielo andiamo a dire, li arresta tutti, facciamo in modo, perché nessuno sapeva del doge, pochissimi sapevano del doge. Questo Niccolò Lione con questo Vendrame vanno dal doge e gli vanno a raccontare la storia. E il doge fa un po' la scena, ah sì, vediamo, eccetera, eccetera, fin quando loro incominciano ad avere qualche sospetto e incominciano a insistere. Allora il Niccolò Lione chiama uno dei suoi servi, dice: vai a chiamare gli altri nobili. Qua la situazione a me non piace. Succede che piano piano, piano piano si scopre ovviamente che anche il doge era coinvolto in questa situazione. E succede questo: succede i primi, diciamo, giustizia sommaria. Ovviamente i nobili fanno venire l'esercito da Chioggia, l'esercito si mette in strada e lì la congiura finisce. Non puoi fare niente, sono gli armati, i militari, eccetera, eccetera. Le prime esecuzioni avvengono per Isarello e per suo suocero, il calendario. Cosa fanno? Li portano nel cortile di Palazzo Ducale, gli mettono una spranga in bocca a tutti e due e li impiccano. Perché la spranga? Perché non volevano che loro potessero aizzare il popolo. E questa è già la prima, però c'era da risolvere la situazione col doge e non era una cosa di poco conto, tutta l'Europa lo sarebbe
sarebbe venuto a sapere questa situazione, quindi bisogna andare con i piedi di piombo. Il Consiglio dei 10 dice: ma noi da soli non ce la possiamo prendere questa responsabilità. Quindi questo Consiglio dei 10, per la prima volta nella storia, diventa un Consiglio di 37, i 37 nobili più importanti che c'erano in quel momento. Si decide cosa fare, dice: cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo decapitare, punto e basta, questa situazione deve finire qua. Dice: in quanto ai soldi, gli confischiamo tutto, gli prendiamo tutto, però gli lasciamo 2.000 ducati per la moglie e la famiglia. Così non vanno nel lastrico, cioè quelli, diciamo, un po' di ricchezza gliela lasciamo. Arriva il momento della decapitazione. Dove lo vanno a decapitare? Lo vanno a decapitare nel pianerottolo della scala del Palazzo Ducale, dove lui aveva giurato, vi ricordate, aveva giurato fedeltà alla Repubblica. E lo decapitano proprio là, praticamente. E qua è la fine, appunto, finisce la storia di Marino Falier. E dopo praticamente non succederà molto. I suoi resti verranno conservati nella cappella di famiglia che era a San Giovanni e Paolo a Venezia. I suoi resti sono ancora lì, i resti di questo doge maledetto, il doge decapitato, come volete. Sono ancora a Venezia, dove ci sarà un testamento verso i fratelli, ci sarà tutta una storia del testamento, ci saranno addirittura delle opere, cioè opere famose, se non sbaglio, del Donizetti, sul Marino Falier. Molti scriveranno e scriveranno opere anche musicali su di lui. Se non sbaglio, anche il Goethe scriverà di lui, perché fece molto scandalo e tuttora nella storia di Venezia è un unicum, totalmente un unicum, perché nessun doge tradì la patria, così come si dice che Marino Falier tradì, perché nessun doge si permise più di congiurare o tradire i propri nobili, la struttura, diciamo, il cuore appunto della Repubblica che era: qui ci sono i nobili, qui c'è il popolo, questa è la Repubblica. E fu l'unico fu Marino Falier, e ancora si ricorda, appunto, ancora tuttora si ricorda con questo drappo nero questo fatto avvenuto di venerdì 17 aprile 1355. Anche il venerdì 17 è una parte appunto di questa, diciamo, superstizione o scaramanzia sul venerdì 17, avviene da questo momento, da quando il doge venne decapitato. Spero che vi sia piaciuto. Questo canale sta crescendo, ragazzi. Spero che vi piacciono queste storie. A tutti, ciao ciao.